Ettore Torgian, Caterina Piermarocchi. Buongiorno, ben arrivati. Allora, chi è l'amministratore delegato? Non c'è, ci sono l'RSU, esatto. Ma non l'avete rapito? No. Sta arrivando, ma arriveranno in ritardo e perderanno. Va bene, allora diteci, raccontateci. Non hanno visto il furto del premio, perché sennò va bene. Allora, raccontateci il vostro progetto invece, che è un altro progetto da categoria città veramente molto molto interessante. Il progetto nasce quasi per caso. Noi siamo la rappresentanza sindacale. Immaginate le dinamiche che ci sono in un'azienda normale, con una rappresentanza sindacale normale, con tutti i problemi che ci sono in questa fase. Noi cercavamo un indicatore legato al risparmio energetico per costruire il premio di risultato. Poca cosa, lì il discorso... Non si butti giù, sennò sembra... No, perché poi la parte bella è venuta dopo, quando abbiamo cominciato a ragionare su come funziona l'azienda, come produce l'azienda, che cosa produce l'azienda, e da questo è nato un progetto sicuramente molto più ampio. All'inizio abbiamo fatto fatica a convincere il sindacato che valesse la pena di spendersi su una cosa del genere, perché purtroppo come movimento sindacale siamo un po' indietro su queste tematiche. Alla fine però, quando hanno visto le possibilità che si aprivano, hanno accolto favorevolmente e con molto impegno questa cosa. Abbiamo giocato questa scommessa insieme all'azienda, nel senso che quando abbiamo portato questa proposta all'azienda, che aveva cominciato a ragionarci anche per conto suo, questa strada l'abbiamo avviata insieme e l'abbiamo portata avanti insieme. Siamo partiti. E concretamente di cosa si tratta? Per spiegarlo proprio terra a terra. Veramente si tratta di attuare una serie di cose, di interventi che vanno dai comportamenti individuali agli interventi sui sistemi di gestione aziendale, sulle procedure, sull'organizzazione, il lavoro sull'impiantistica, approntare, noi siamo un'azienda di informatica, quindi approntare strumenti informatici che permettano di monitorare costantemente i consumi negli edifici e compagnia bella. Questa cosa, dico, il risultato probabilmente più significativo che abbiamo ottenuto nella sede principale di Roma, in 3 anni siamo riusciti ad abbattere i consumi pro capite del 60%. Ci aspettavamo, perché poi questa cosa ci ha avuto un riscontro anche sul premio di risultato, il premio di risultato ci aveva l'ambizione di arrivare a una riduzione dei consumi del 15% in 3 anni. Quindi voi volete arrivare a 15, siete arrivati al 60. Siamo arrivati al 60, perché questo che cosa ci dice? Ci dice che si può lavorare in questo campo, che gli spazi di miglioramento sono eccezionali e soprattutto, cosa che per noi è molto importante e ci dispiace che non ci sia qui l'azienda con noi, che questa scommessa si può fare insieme sindacati e aziende, non è un modello di cogestione. Noi abbiamo utilizzato strumenti, non abbiamo usato le commissioni paritetiche, che una commissione paritetica, che è una cosa, il classico strumento sindacale aziendale, avrebbe ammazzato questo progetto. Abbiamo formato un green team molto flessibile, ci siamo lasciati liberi di lavorare sulle idee, noi e l'azienda, e questa cosa ha sicuramente portato un bellissimo risultato e questo riconoscimento oggi per noi è veramente graditissimo. È fantastico, cioè al posto della commissione paritetica c'è il Dream Team, siamo nell'NBA qua, assessore. Ma leggevo sulle segnalazioni, sulla precisazione del premio, che riutilizzate i fogli di carta fino a 5 volte, cos'è che è una cosa pazzesca? Cioè. Sì, tra i risultati che abbiamo ottenuto, questo del risparmio sulla carta, con una serie di accorgimenti che vanno dalla responsabilizzazione delle persone all'utilizzo di stampanti di piano, cose banali, si utilizzano le stampanti, ormai si fa nelle aziende, no? Le stampanti di piano, eliminando completamente le stampanti individuali. Questa cosa ha portato a un abbattimento del 50% del consumo di carta in azienda. Questo stanno provando a farlo anche alla RAI da noi, e il problema è che non riusciamo più a stampare. Per cui abbiamo ridotto, credo, il 100% l'utilizzo di carta, perché non stampa più nessuno, vabbè, ma efficace, perfetto, esatto. Non è ovviamente una polemica. Foto di rito. Assessore, vada, venga qua in mezzo a Almaviva, stavolta la targa è giusta, Almaviva S.p.A. Non la rubiamo a nessuno. Grazie, complimenti. Allora, adesso andiamo in un altro complesso solare, in un altro complesso residenziale solare, da un certo punto di vista. Si tratta del complesso residenziale Solaria, i segnalati qua sono quelli del gruppo Stolfa Edilizia, dovrebbe esserci il geometra Antonio Stolfa, buongiorno. Buongiorno geometra. Allora, voi che cosa avete... Facciamo un balletto. Io e l'assessore ormai siamo una coppia meravigliosa.
Allora, voi avete, eccolo qua, il vostro complesso, un complesso che anche questo dal punto di vista energetico è incredibile. Sì, è incredibile, questo è proprio, è una sfida che... Dove siamo intanto? Intanto siamo in Puglia, siamo in provincia di Bari, precisamente a Capurso. Capurso è una cittadina di 15.000 abitanti, a 10 km da Bari, quindi fa parte dell'area metropolitana. Noi siamo intervenuti in un lotto, in una zona di completamento, sostituendo un vecchio edificio molto fatiscente con questa, io la chiamo creatura. Questo è un edificio molto performante dal punto di vista tecnologico, innovativo e quindi anche, come dire, il nostro obiettivo era quello di ridurre drasticamente i consumi. Qui parliamo di un residenziale puro, sono tipologie residenziali, insomma, abbastanza contenute, 70 famiglie. Sì, tranquillamente famiglie. Bambini che giocano con i videogiochi 18 ore al giorno? Assolutamente no. Qui sotto non si vede sulla foto, però c'è un grande porticato con allestito, arredato a verde, e con anche zone per bambini, quindi giostre. Bambini che giocano all'aperto, ma siete impazziti? Bambini che giocano all'aperto, certo, perché il complesso deve essere totalmente vivibile. No, ma è assurdo, Andrea, ma qui si ammalano i bambini all'aperto. Bambini, assessore, non devono stare al chiuso a giocare con la Wii. No, Andrea, all'aperto, vabbè. Ma allora è facile risparmiare energia, se togli il consumo di videogiochi crolla dell'80%. Siamo al presentatore dall'anno prossimo, cambia. Sì. No, comunque, a parte gli scherzi, è molto performante anche per gli impianti che ha, perché insomma ci sono degli impianti dove c'è zero emissione di CO2, nel senso che sono alimentati sì da energia elettrica, ma principalmente tutti gli impianti sono supportati da un impianto fotovoltaico. Qui abbiamo circa 2500 metri quadri di copertura, tutta coperta da un impianto fotovoltaico. E, oltre a questo, quindi, l'impianto centralizzato è costituito da pompe di calore a inverter, quindi è un impianto anche controllato da remoto, quindi ecco il gestore condominiale. Qui diceva la dottoressa della Caripro, c'è bisogno anche chiaramente di la fondazione. Amministratori condominiali preparati a questo tipo di gestione. E quindi niente. Beh, meraviglioso, ci dica che, ma poi, che hanno pagato però il triplo per abitare qua dentro. Assolutamente, qui stiamo parlando di circa il 15% in più. Un 15% in più che può essere ammortizzato tranquillamente nel giro di 4-5 anni. Ma cioè, al metro quadro a quanto mi veniva via più o meno? Allora, dalle parti mie, chiaramente non parliamo di Milano, dalle parti mie stiamo intorno ai 2500 euro. Vabbè, io vado via, assessore, vado via. No, ma scusa, ma come 2500? Ma è niente, infatti, ma è niente. Assolutamente. Ma poi la cosa bella è che queste unità immobiliari vengono monitorate non da noi ovviamente, ma direttamente da loro, dai cittadini, i fruitori. Fermiamoci qua, perché sennò facciamo le valigie. Sì, ma no. Vuole sapere quanto pagano circa all'anno? Mi faccia male, sì. Stiamo intorno ai 70 euro. Di cosa? Di riscaldamento? Di riscaldamento e raffrescamento, perché comunque è supportato dall'impianto fotovoltaico. Cioè 70 euro riscaldamento e in più d'estate anche... Parliamo di consumo, a parte poi quelle che sono le imposte, i canoni, eccetera. Sì, beh, consumo. Ok, quindi sono 70 euro circa. Decidete voi se portarlo in trionfo o lapidarlo qua, intanto lo premiamo. Il gruppo Stolfa Edilizia, complimenti, incredibile. Grazie. Se è possibile fare la foto anche con mio figlio. Come no? Dov'è? Ma venga qua. Allora faccio io la foto, mi dia la macchina fotografica, signor figlio. Sono i fotografi, no? Buongiorno. Piacere. L'assessore, eccolo qua. Togliamo la giacca così. Sì. Cosa studiamo? No, per ora nulla.
Come nulla? Come nulla? Ah, finito, ma che cosa? Che cosa? Scientifico. Scientifico, va bene, dai. Adesso cosa, ci scriviamo architettura con un papà così? Sicuramente. Lascio decidere a lui. Papà ha detto sicuramente. Lui ha fatto una faccia come dire voglio andare al Dams a Bologna. Esatto. Va bene. Allora, foto di rito di nuovo con famiglia Stolfa. Applauso, grazie. Complimenti. Complimenti, grazie. Che meraviglia. Poi io voglio essere sparaflesciato come nel film in cui cancellano la memoria perché... No, ma se torniamo a 70 euro all'anno... Beh, un edificio in classe A+, se la vista non mi permette di leggere correttamente, A+, insomma. Cioè. Sì, però per noi che viviamo a Milano con le caldaie a olio di balena, che insomma, no... Ma non è vero, no. Non è vero, perché no, sennò no. Poi qui... Non dire... No, certo, no. Ci mancherebbe. Ovviamente, no, è che nel mio condominio ho dovuto sudare le 7 camicie per passare dal gasolio al teleriscaldamento. Ho dovuto convincere la vecchietta dell'ottavo piano. Mettiamo le unghie sui vetri. No, no, qui lo sanno bene, mannaggia, va bene. Allora, prossimo premio. Qui siamo in un altro ambito, sempre città. Dovrebbe essere con noi il dottor Riccardo Pozzolini. L'azienda è La Gallina, giusto? Eccoci qua. E qui abbiamo un progetto molto particolare che ci deve spiegare. Arco Plus Double Connector, buongiorno, benvenuto. Applauso. Allora, è una tripla parete in policarbonato alveolare traslucido. Ci spieghi? Beh, il policarbonato alveolare traslucido, si tratta di... Ecco, lo vedete lì, ci dica tutto. Che cos'è? Perché Poggio ha deciso di premiarvi? Ma innanzitutto è stato molto importante trovare un interlocutore come Lamborghini nell'applicazione di un prodotto innovativo come il Double Connector. Nella realizzazione di questo nuovo edificio, che è stato il primo edificio a livello industriale in classe A, si richiedeva delle caratteristiche ben precise, dettate da una grossa superficie trasparente in facciata, che ci desse l'opportunità al nostro interlocutore, in questo caso Lamborghini, di andare a risparmiare sia da un punto di vista di climatizzazione invernale ed estiva. Cioè Lamborghini vi chiama e dice voglio un bel palazzo con una bella facciata trasparente, però se ci metto il vetro è un guai. Voglio spendere poco. Anche questo è stato un elemento molto importante per la realizzazione di questo edificio. Abbiamo trovato degli interlocutori, diciamo, oltre a Lamborghini che è abituato all'innovazione, abbiamo trovato anche altri interlocutori come lo studio Prospazio di Modena che hanno lavorato in tal senso, nell'innovazione. Questo prodotto ha una elevata prestazione energetica e soprattutto con l'applicazione di un filtro esterno che si chiama proprio filtro IR ha permesso soprattutto il risparmio nel periodo estivo. Il progetto richiedeva anche un pochino di riservatezza da un punto di vista estetico in quanto ospita i prototipi della Lamborghini. Pertanto, per questo motivo, il prodotto ha sposato tutte le caratteristiche richieste dal committente e noi abbiamo trovato un buon interlocutore. Cioè, non si vede dentro, sì, da fuori. Esatto, esatto. Gli operatori, io non so se avete mai visitato uno stabilimento Lamborghini, ma non sono degli stabilimenti... Non è una di quelle cose che si fanno purtroppo tutti i giorni, ma immagino sia meraviglioso. È molto piacevole, sì, è un'esperienza piacevole, in quanto non sembrano delle linee di produzione, ma sembrano delle sale operatorie. Quindi la riservatezza è anche una parte importante. Con questo filtro IR che siamo riusciti ad applicare sulla parte esterna del prodotto... Cosa accade? Lo spettro solare normalmente è composto da UVIR. In questo caso l'IR viene trattenuto sulla parte esterna, pertanto non passando all'interno dell'ambiente riesce a ridurre l'effetto che comunemente, più banalmente, viene chiamato effetto serra, il surriscaldamento all'interno dell'ambiente. Cioè entra la luce ma non entra il calore. Perfetto, perfetto. Sono state fatte altre realizzazioni con questa tipologia di applicazione, con questo trattamento, danno dei risultati molto tangibili quando uno si trova all'interno dell'ambiente. È molto difficile spiegarlo, noi molto spesso
ci siamo inventati. È come mettere delle tende in pratica, esatto, però senza averle. Mettere uno spettro esterno che non fa passare l'infrarosso. In quanto l'induzione di calore, l'IR conduce perché passa all'interno, riscalda l'oggetto, crea energia, pertanto crea calore all'interno. Con questo trattamento si riduce la temperatura all'interno dell'ambiente fino a 8 gradi. Si fermi qua, che se no ci arrabbiamo di nuovo. Allora, foto di rito anche per lei e premiazione. Complimenti a quest'altra meravigliosa innovazione. Applauso. Arrivederci. Anche qui, se lei vuole, io ne ordino 8 chilometri quadri. Lei ovviamente non sarà lo stesso materiale, però noi in Comune d'Almine, perché poi ci vuole il lato pratico della vita, avevamo schermato tutte le finestre, avendo un sacco di finestre, devo dire che i dipendenti ci avevano ringraziato a proposito poi di rapporti con l'RSU. Era stata una richiesta delle rappresentanze sindacali, poiché quelli che si trovavano a lavorare in prossimità dei vetri, ovviamente d'estate, poverini, rischiavano il collasso tutte le volte. Devo dire che questa cosa, ve lo posso assicurare, non certo con, immagino, la situazione della Lamborghini, capirete bene, però che funziona, posso testimoniarlo. Bene, bene, bene. E allora andiamo avanti con le ultime due segnalazioni del premio 2014. Abbiamo l'azienda Mimesis per il progetto Sentinella. Dovrebbe esserci qua Paolo Ferri, socio cofondatore della Mimesis. Eccolo qua, buongiorno, ben arrivato. Allora, anche voi avete fatto qualcosa di molto particolare, ce lo racconta bene, intanto vediamo qua le immagini. Voi in pratica monitorate i consumi nelle scuole. Sì, noi siamo partiti da un monitoraggio di tipo tecnico, quindi abbiamo iniziato con un sensore che abbiamo sviluppato noi per acquisire in continuo i consumi elettrici, e poi ci siamo resi conto che questi dati potevano essere molto utili anche agli occupanti dell'edificio, quindi soprattutto studenti e professori. In che modo? Nel momento in cui si iniziano a vedere i consumi di una scuola, ci si rende conto proprio che alle 8 i consumi si impennano, perché tutti gli studenti entrano in classe, quindi c'è un picco di consumo. All'una magari c'è un calo, eccetera, eccetera. E poi, andando a vedere bene, si vede invece che in realtà questi consumi non calano proprio all'una, ma calano all'1:10, all'1:15, perché le luci rimangono accese nelle classi finché l'ultimo dei bidelli non fa il giro e spegne tutte le luci. Oppure ci sono dei boiler dell'acqua calda che rimangono accesi tutta la settimana, ma vengono utilizzati due volte alla settimana. E quindi abbiamo messo gli studenti, diciamo, in controllo della scuola dal punto di vista energetico per una giornata. Quindi li chiamiamo al pomeriggio, gli facciamo accendere e spegnere tutte le varie classi di utenze nel corso della giornata, e loro dopo vedono come proprio impattano le varie classi di utenze e i vari consumi, e in questo modo si sensibilizzano parecchio. Dopodiché gli diamo tutta una serie di materiale didattico, grafico, adesivi da attaccare vicino agli interruttori, e in questo modo proprio otteniamo una riduzione dei consumi data solo dal miglioramento dei comportamenti, che non richiede nessun tipo di investimento. E mi forma l'utente, perché io posso avere un edificio in classe A, vetri eccezionali, materiali incredibili, se però poi lascio le finestre aperte d'inverno, e il risparmio non c'è più. Se posso, abbiamo un segreto nel cassetto, dopo aver visto che sia con Almaviva sul fronte aziende che con voi sul fronte scuole, proviamo nel piccolo che può fare Legambiente a fare una partnership, a proporre queste cose a tutte le aziende e alle scuole che vogliono. Magari la Regione Lombardia. Grazie per essersi ricordato. Molto volentieri. Può essere dei nostri, no? Se volete io porto la scrivania come da Vespa e facciamo il contratto con gli italiani, firma Poggio con l'assessore, no, è bellissimo. Beh, questo è un esempio di educazione, secondo me, che veramente è più che efficace, perché poi, insomma, il confronto anche di quelli che sono i risultati fa riflettere i ragazzi. Ricordo, come dicevo prima, i ragazzi sono il miglior veicolo per qualsiasi messaggio, soprattutto se positivo, quindi assolutamente sì. Tra l'altro, aggiungo solo l'ultima cosa, al progetto di risparmio abbiamo associato un profilo Facebook, che è una cosa che, diciamo, soprattutto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni inizia a interessare molto, ed è anche una maniera di veicolare delle informazioni magari più efficace di quella tradizionale. E adesso tra le varie scuole iniziamo una competizione energetica. Bravissimi, bravissimi, questo è un vecchio pallino
che abbiamo fin dai tempi di Millumino di meno. Bravi, complimenti, Mimesis con questo progetto di risparmio energetico. Complimenti al giovane Paolo Ferri. Ultimo dei segnalati, e poi dopo riprendiamo con le presentazioni e andiamo alla prossima tranche. Abbiamo Saint-Gobain qua. Attenzione, cosa hanno fatto? Quelli di Saint-Gobain ce lo racconta Gianluca Cavalloni. Il progetto è Habitat Lab. Buongiorno. Allora, cosa c'entra Saint-Gobain con questa cosa? Beh, Saint-Gobain, in particolare quello che si chiama l'Habitat di Saint-Gobain, che è un comparto di aziende sotto il gruppo Saint-Gobain, coinvolte nella produzione di sistemi costruttivi e materiali da costruzione. Nel momento di avere la necessità di un nuovo centro di formazione alle porte di Milano, ci siamo voluti rimboccare le maniche e farlo per bene. E allora, oltre ad essere una vetrina e un banco di prova per le nostre soluzioni, è stato sicuramente il raggiungimento di un livello di edificio sostenibile in toto. Quindi classe energetica, secondo la Lombardia, A+, certificato col sistema americano LEED in classe Platinum, tra l'altro il più alto platino in Italia, con 90 punti su 110. Qui è come vedere i generali con le stellette, cioè sì, non avevo mai conosciuto di persona uno che avesse il platinum classe 10. Sì, un alto livello che non solo grazie alle nostre soluzioni, però anche a tutti gli accorgimenti che abbiamo scelto. Non ultimo, quello di avere un monitoraggio costante nel tempo sui consumi energetici. Quindi non è finito lì il lavoro, ma nel tempo lo controlleremo per verificare che veramente risparmi tutta quell'energia, quell'acqua, quel comfort di vita all'interno dell'edificio per gli occupanti. E in più, essendo luogo di formazione per i tecnici del mondo delle costruzioni, noi spieghiamo quello che facciamo anche, cioè possiamo farlo toccare con mano. Cioè, avete messo lì l'eccellenza e dopodiché dite ok, provate a replicarla. Sì, ma volentieri. I vostri. Vi affianchiamo per replicarla. È meraviglioso. Allora, Saint-Gobain, il nuovo centro polifunzionale, qui siamo a Corsico, giusto? Sì, alle porte di Milano, Corsico. Complimenti, applauso all'ultimo dei segnalati. Bravi. A questo punto noi ci torniamo a risederci, ridiamo la parola ad Andrea Poggio, però lei rimane con noi, assessore, non è che... dopo c'è la seconda tranche. Fantastico. Grazie mille. Un commento di questa prima parte che vogliamo affidare a Claudio Saibene di Heinz Italia. Perché? Beh, un po' perché ci è sembrato importante sottolineare uno dei candidati al premio di quest'anno, che è stato il palazzo dell'Unicredit, il più grande edificio, più alto edificio, non me ne voglia, la regione Lombardia, il più alto edificio di Milano, che ti ha soffiato la candidatura, che è un classe B, che se vogliamo rispetto a quando è stato progettato era all'avanguardia, adesso forse non è più il massimo nel mondo, ci sono edifici appunto platinum per quanto riguarda il LEED, ma comunque è un LEED oro. Però l'idea è: cosa sta succedendo nelle nostre città? Beh, innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità. È evidente che Heinz sta lavorando come gruppo nato negli Stati Uniti da ormai oltre 40 anni sul tema della sostenibilità. Heinz è ormai all'interno di tutte le organizzazioni di green building sia negli Stati Uniti sia in Europa. Quindi il tema della sostenibilità è un tema che per noi è sempre stato molto caro e molto importante. Nel 2005, quando è partito il progetto di Porta Nuova Garibaldi, quindi quella che oggi è la torre di Unicredit, Mr. Heinz ha detto: questo dovrà essere assolutamente un LEED Gold in Italia, il primo progetto di riqualificazione LEED Gold in Italia. E noi ci siamo impegnati su questa cosa, ci siamo impegnati subito dall'inizio, perché vuol dire iniziare a progettare, in un certo modo vuol dire iniziare a individuare delle soluzioni tecnologiche che portano a un consumo ridotto di CO2, che portano ad adottare soluzioni sia di tipo progettuale e tecniche, sia poi utilizzo di materiali particolari con componenti di riciclato e via discorrendo. Quello che sta succedendo: abbiamo ottenuto la certificazione Gold, siamo in classe B, è vero, abbiamo un edificio particolare, sia il progetto di Varesine
sia il progetto di Garibaldi sia il progetto di Isola sono progetti in classe B. Non dimentichiamo il progetto di recupero che abbiamo fatto di Palazzo a Porti, l'ex Palazzo delle Poste a Milano, che è un palazzo di classe A. Non dimentichiamo quello che stiamo facendo e quello su cui vogliamo lavorare come AINS, che è il portare la sostenibilità non soltanto nell'ambito di quella che è la costruzione edilizia, ma anche quello che è il progetto di sviluppo di nuovi sviluppi di tipo commerciale, di tipo logistico, con quelle caratteristiche tecniche che rappresentano veramente il massimo della tecnologia e dell'innovazione ai fini della sostenibilità. Noi abbiamo, come AINS Italia, chiuso l'anno scorso la prima tranche di raccolta fondi del nuovo fondo di investimento proprio destinato al commerciale, alla logistica, con caratteristiche assolutamente sostenibili. Siamo vicini al tema su tanti fronti, abbiamo tanti progetti di recupero di aree dismesse o comunque di edifici, del patrimonio di edifici esistenti in Milano, in Roma, nelle maggiori città d'Italia. Abbiamo anche sponsorizzato quello che è, per ritornare ai bambini, all'educazione, il progetto Orti nelle scuole, no? È una iniziativa simpaticissima per cui ai vari livelli delle scuole elementari e poi medie viene insegnato ai bambini come fondamentalmente coltivare frutta, verdura, come arrivare a seguire tutte le fasi dalla produzione, poi ovviamente per quelli delle scuole medie anche all'attività commerciale. Quindi cerchiamo fondamentalmente di dare un senso sempre più ampio e molto più ampio al tema della sostenibilità. Non vi parlo di quello che è stato l'intervento di Porta Nuova, insomma lo conoscete, è chiaro che la principale attività era quella di ridurre le emissioni di CO2, quindi abbiamo adottato in tutti i progetti che hanno una componente sia residenziale, sia uffici, sia commerciale, la centralizzazione degli impianti con l'utilizzo di pompe di calore, acqua di falda, quindi niente caldaie, niente emissioni di CO2, niente torri evaporative, e questo nelle varie funzioni perché consente poi attraverso un sofisticato sistema di management del building di gestire le richieste provenienti dalla componente residenziale, dalla componente uffici, dalla componente retail, che nell'arco della giornata evidentemente hanno esigenze diverse. Quindi questo consente ovviamente di arrivare sia nell'arco della giornata sia poi nell'arco delle stagioni, le famose medie stagioni, a raggiungere livelli di consumo energetico il minore possibile. Quindi il principio del riutilizzo. Ultima cosa, perché non voglio poi effettivamente dilungarmi oltre, il bilancio zero è una delle cose sulle quali stiamo lavorando. AINS ha realizzato una serie di edifici negli Stati Uniti a bilancio energetico zero. È un progetto che portiamo avanti e che cerchiamo di portare avanti anche in Italia. Chiaramente non è così facile, non è così immediato, ma il bilancio energetico zero deve essere uno degli obiettivi che abbiamo tutti fondamentalmente. Fare queste cose vuol dire per noi fare qualità, quindi qualità non solo nel senso di progettare con un archistar un edificio bello, un edificio esteticamente gradevole, ma è qualità sotto tutti i punti di vista, qualità di chi abita quell'edificio, qualità di quello che deve rappresentare un esempio per la città. E questo lo dico sempre, noi abbiamo rovinato un po' forse, no, l'esempio della città, perché adesso siamo tutti obbligati a costruire in un certo modo, altrimenti non si vende e non si piazza sul mercato. Quindi vogliamo portare avanti questa iniziativa e lo vogliamo fare sempre di più nell'ottica di un recupero di edilizia esistente, di un patrimonio esistente, con questo obiettivo. Grazie e grazie anche a Poggio.
Grazie mille, abbiamo soltanto 10 minuti di ritardo, vediamo di recuperare. Marco Frei, si apre il secondo grande capitolo della nostra premiazione, liberi, mobili e non proprietari. Sono particolarmente affezionato a questo titolo e quindi lo rimetto dentro in tutte le occasioni. Poi ho saputo che anche Marco ha detto che bello il titolo che mi hai dato, quindi sono ancora più contento. Allora, è un bel titolo, ha dentro tante cose, nel senso che c'è un concetto di scelta, di modo di vivere, c'è la mobilità che è il tema tracciante, il secondo tema tracciante con cui è stata organizzata la presentazione, e c'è il discorso del sharing, del non essere proprietari ma dell'usare le cose, che è già stato introdotto precedentemente da Sonia Cantoni nel primo degli interventi. In realtà questi tre ambiti sono strettamente interconnessi, come potremmo vedere, quindi esistono molteplici link che possiamo portare all'interno di questo ragionamento complessivo di chi si muove bene nel campo della green economy. Ho provato a mettere in sequenza quattro temi, ma è tanto giusto per dare un filo logico alle cose che vi dirò, e partirei da qua. Allora, questo è il documento, ormai credo noto a tutti, di più di un paio d'anni fa, dell'UNEP sulla green economy, che ci dà una definizione di green economy ormai condivisa a livello internazionale, che è stato alla base di tutti i ragionamenti che si sono fatti a Rio nel 2012 e che soprattutto dà una dimensione economica degli investimenti che potrebbero esserci. Stiamo parlando del 2% del prodotto nazionale lordo a livello globale nelle aree cuore della green economy, e 190 miliardi di dollari è la seconda voce dopo i 360 delle fonti rinnovabili, riguardano i sistemi di mobilità sostenibile. Quindi se solo ci limitassimo a questa dimensione, è un'area assolutamente core della green economy. Poi vediamo meglio perché. In realtà abbiamo appena finito di vedere come l'efficienza energetica sia una sfida che ha molto a che fare con l'evoluzione dei contesti urbani, poi vedremo non solo dal punto di vista degli edifici in sé, ma anche in connessione con i trasporti. Quindi c'è tutto un tema dell'efficienza energetica che, soprattutto in quelle grandi città che stanno esplodendo a livello internazionale, pone un problema molto rilevante, che è il passo successivo rispetto a quello degli edifici. Così come c'è tutto il tema dell'ecoinnovazione dell'industria, che può trovare, ma l'abbiamo visto, nel settore dei trasporti uno spazio significativo. Questa è la slide che mostra come, se andiamo nei paesi emergenti, cosiddetti BRICS, vedete Cina e India, la voce dal punto di vista del cambiamento nei consumi, dal punto di vista soprattutto energetico, abbia un elemento chiave proprio nell'ottica dei trasporti. Vedete? La componente dei trasporti, quel marrone scuro, rappresenta il 70-80% della modifica nelle dinamiche di consumo, quindi l'efficiente uso delle risorse, questo elemento chiave, l'iniziativa bandiera che poi anche la Commissione europea ha messo all'interno dello scenario 2020, quanto pesano i trasporti. Quindi i trasporti, in realtà, più che la generazione di energia, gli usi industriali e quant'altro, è un elemento chiave in termini di sfide per la sostenibilità dei prossimi 20 anni, 15 anni, visto lo scenario del 2030. Così come, questo è un altro grafico piuttosto interessante, vedete, su un lato abbiamo il GDP pro capite, quindi quanto si sta bene, un indicatore molto molto grezzo, anche perché il GDP non lo misura più, della qualità della vita. Dall'altra parte vedete l'uso dei mezzi privati come componente. E le città più virtuose, ricollegandomi all'intervento precedente di Sonia, sono quelle nella fascia bassa, dove c'è una grossa componente di uso dei mezzi condivisi, pubblici in primo luogo. E infatti lì troviamo Amsterdam, Madrid, città che si sono mosse in questa direzione, mentre il contesto delle città italiane è più nella fascia intermedia. Poi abbiamo quelle peggiori, che sono quelle americane, dal punto di vista delle dinamiche. Quindi questo tema del come un indicatore chiave per misurare la sostenibilità delle città sia legata alle modalità di trasporto ci fa capire quanto questa tematica sia centrale rispetto al ragionamento che abbiamo fatto anche in precedenza. Questo è più noioso, riguarda tutte le tecnologie e le loro potenzialità
dal punto di vista dello scenario sempre al 2030 nell'ambito della mobilità green, non entriamo nel merito, ma è chiaro che questo costituisce la base su cui poi si costruiscono anche le valutazioni che nel premio innovazione amica dell'ambiente andiamo a fare. E lì c'è di tutto, c'è innovazione, non è soltanto la componente hardware, ma è anche l'innovazione di sistema, i sistemi pubblici di trasporto, la pianificazione entrano in gioco come elementi chiave da questo punto di vista, esattamente. Se poi utilizziamo una semplice analisi costi-benefici, qui vi porto una sintesi di alcune tipologie di interventi, vedete che la possibilità di operare sul sistema rapido di collegamento dei mezzi pubblici, bus rapid transit, c'è un aspetto molto rilevante in termini di risultati, soprattutto nell'accesso ai trasporti e nella congestione. Sappiamo bene, lo vedremo poi dopo anche tra i premiati, come i benefici ambientali siano complementari, ma a volte non strettamente correlati a quelli che sono i benefici di altra natura. Ma è chiaro che un buon sistema di trasporti innanzitutto ci fa risparmiare tempo, e quelle megalopoli che abbiamo visto in precedenza hanno un problema enorme inerente al tempo che si spende per muoversi, prima ancora dei benefici di natura ambientale, che poi questo comporti anche dei benefici di natura ambientale misurabili, è per fortuna una sinergia esistente. Ma questo ci fa capire che questa sfida è la prima sfida nell'ambito di queste megalopoli in cui si andrà a concentrare l'umanità. E vedete i sistemi ferroviari, ma anche, come dicevamo, la capacità di progettare e pianificare lo sviluppo delle città, come elementi che generano tutta una serie di benefici significativi. Mentre i veicoli più puliti e più efficienti sono quelli che ci danno dei benefici più immediati dal punto di vista della qualità dell'aria. Sono uno degli elementi di continuità nel premio Innovazione Amica dell'Ambiente, che siamo arrivati alla 14ª edizione, mi sembra, e come facevo qualche anno fa, ho provato ad andarmi a riguardare sul tema della mobilità chi abbiamo premiato, per creare un po' una sorta di traccia di continuità con ciò che è stato fatto. Allora, i primi anni del premio Innovazione Amica dell'Ambiente, l'attenzione era principalmente nei confronti delle imprese, o almeno i premiati più convincenti erano stati loro. E ricordo che all'epoca avevamo proprio premiato le prime, in particolare motociclette, i primi motorini, nonché anche le prime auto, all'epoca idrogeno, perché quella è stata una partita di cui tutti conosciamo le potenzialità inespresse, che avevano determinate caratteristiche. Quindi la logica dell'ingresso anticipato sul mercato di elementi che poi sono stati regolati dalla legislazione comunitaria successivamente. Dopo, e questo sappiamo che è una questione assolutamente chiave, se oggi noi analizzassimo il settore dell'automotive scopriremmo che vanno male praticamente tutti i segmenti di prodotto tranne quelli che si sono mossi in questa direzione, e peraltro forse involontariamente il successo su scala globale di Fiat, che per tantissimi anni ha cercato una strada per conquistare un ruolo da primario player a livello internazionale, è arrivato a un certo punto, grazie a un riconoscimento da parte degli Stati Uniti, funzionale al fatto che effettivamente per motivi di collocazione all'interno della gamma dei prodotti, i prodotti Fiat avevano bassi consumi e quindi erano in grado di meglio rispondere a quella che era un'evoluzione del mercato statunitense che in quel momento sembrava una strada importante. Quindi in realtà nel rinnovamento di settori tradizionali come quello dell'automobile, l'elemento green oggi, delle tecnologie ibride prima, ma il tema dell'elettrico sappiamo che è un tema di grande rilevanza in termini prospettici, sono ormai un elemento centrale anch'esso, quindi un'ulteriore sottolineatura di come la centralità della green economy stia attraversando in modo pervasivo anche settori tradizionali. Dopo però questo primo, diciamo, entrata che è proseguita negli anni successivi evidentemente sull'innovazione più di prodotto, negli anni successivi ci si è aperti ai servizi con una forte attenzione alla mobilità. Mi ricordo nel 2005 in cui furono premiati sia soluzioni, innovazioni gestite dalle aziende di pubblico servizio, sia tecnologie come i filtri anti PM10
sviluppati da imprese. E soprattutto mi ricordo, anche perché poi lo rievoco ogni volta che vado in Alto Adige perché li vedo passare, quei treni, il treno della linea ferroviaria Merano-Malles, quindi un'innovazione di sistema in un territorio che poi ha proseguito, adesso non so se sapete, ma il nuovo slogan della provincia di Bolzano è Clima Land, non più Clima House, quindi il giocare come un intero territorio, un posizionamento di un certo tipo che abbiamo visto in precedenza, è un elemento che non solo molte città stanno giocando a livello globale, ma addirittura molti territori. Pensiamo a Friburgo, che dal contesto del singolo progetto e della città è arrivata a definirsi un distretto delle energie rinnovabili. E poi le biciclette. Allora, le biciclette a partire dal 2007, con ben due premi all'epoca, poi sappiamo l'ultimo anno, lo scorso anno, c'è stato un ulteriore premio in questa direzione, perché nella mobilità sostenibile, evidentemente, quella che più si lega ad un'azione diretta di scelta da parte dei cittadini è nell'uso della bicicletta. Poi anche il car sharing ha caratteristiche analoghe, ma ha stentato un po' di più a prendere quota, lo stiamo vedendo in questi ultimi tempi, qual è la rilevanza in questo ambito. Sui cittadini, come protagonisti, volevo mettere in evidenza questo risultato molto recente. Questo è uno dei classici indagini, questionari fatti ai cittadini da Eurobarometer. Nel 2013, scusate l'inglese perché l'ho riportato tal quale questa domanda, è stato chiesto ai cittadini europei, le risposte sono di tutti i cittadini dell'Europa allargata, quali sono gli attori che più sono in grado di influenzare il comportamento delle imprese. Allora qui il collegamento tra l'attore cittadino e l'attore impresa con il potenziale tramite delle istituzioni. Purtroppo, e questo è un sintomo di come si debba recuperare un ruolo centrale delle istituzioni su una serie di partite, per la prima volta il segnale che abbiamo già visto in alcuni contesti dal punto di vista più prettamente politico si vede anche in indagini di questo genere. Non sono le istituzioni il primo attore in grado di influenzare le imprese verso un comportamento più sostenibile e più responsabile. Non è auspicabile questa risposta. Non dobbiamo considerarla positiva se non per il fatto che la risposta è: siamo noi stessi i primi protagonisti. Quindi i cittadini dicono: siamo noi i primi che dobbiamo condizionare le imprese, in particolare con le nostre scelte d'acquisto. Allora, questa logica di azione dal basso è un elemento probabilmente chiave che ci serve anche come lettura possibile di molte delle dinamiche che col premio Innovazione Amica dell'Ambiente andiamo a riconoscere. Cioè questa logica per cui la partecipazione diretta nelle scelte diventa un driver molto importante nell'orientare anche il mercato, le azioni dei diversi protagonisti in questa direzione. E al secondo posto ci sono i manager per quanto riguarda la gestione delle attività al proprio interno. Allora non dimentichiamoci che tutti i protagonisti che oggi noi qui vediamo venire a fare le presentazioni non sono soltanto parte di un'azienda, ma sono anche cittadini, parte di quella corporate citizenship che in realtà è una componente assolutamente cruciale. Perché? Se parliamo di sostenibilità tra di noi, la prima cosa a cui pensiamo sono i nostri figli. E quindi la possibilità che loro abbiano delle condizioni perlomeno non così peggiori da quelle che abbiamo trovato noi quando ci è stato consegnata l'eredità di cui disponiamo. Ecco, questo elemento gioca anche nel fatto che all'interno delle diverse organizzazioni ci sono sempre più protagonisti che si pongono nella prospettiva dell'identificare ambiti di miglioramento. Detto ciò, possiamo fare il passaggio logico allo spirito dello sharing. Quindi, se i cittadini dal basso sono attori molto importanti, ma trovano una sponda significativa oggi, non solo dal lato delle istituzioni, che anzi devono ritrovare una loro capacità di gestire l'innovazione di sistema, ma anche nelle imprese, allora alcune delle chiavi di lettura che sono già state accennate da Sonia Cantoni diventano importantissime da questo punto di vista. Innanzitutto il fatto che i giovani, e ci sono una serie di indagini che lo mettono in evidenza in modo molto chiaro, hanno un sostanziale disinteresse per il possesso. Probabilmente sono stati inondati da una società dei consumi che ha esagerato,
le due macchine in famiglia, i quattro telefonini in casa, i tre televisori, e potremmo andare avanti a lungo. E hanno questa forma di reazione. In secondo luogo, non se le possono permettere. Un'automobile oggi in una città è un costo stratosferico, per molti motivi. Allora, questo è un driver molto importante per spingere quella logica che ci porta, ci può portare verso una serie di innovazioni che abbiamo visto diventare rilevanti. E poi vi faccio vedere qualche dato su alcune di queste. La seconda cosa, la citava sempre Sonia, è la logica dell'orientamento alla condivisione dal punto di vista dei meccanismi di consumo. Allora, noi siamo qui adesso a valutare iniziative come Car2Go. I giovani oggi però si stanno auto-organizzando nella rete per logiche di condivisione, a partire dall'uso dell'automobile, ma di molti altri tipi, che poi anche i soggetti di offerta evidentemente seguono, perché c'è proprio un diverso stile di vita che si sta accompagnando ai potenziali diversi stili di consumo. E tenete conto che la logica dell'uso efficiente delle risorse, a partire dalla mobilità, deve assolutamente giocare su queste dinamiche, perché soltanto se cambiano le attitudini c'è una possibilità sostanziale di cambiare l'economia. Paradossalmente ci sono imprese innovatrici che si muovono sulla frontiera, ma per far sì che questo fenomeno si diffonda in modo significativo è necessario che ci sia quella risposta che negli anni scorsi non c'era ancora stata in questi termini, ma di cui esistono forti segnali che vada a crescere proprio in questo periodo di crisi rispetto a questa prospettiva. E l'altro elemento è un uso estremamente pervasivo delle tecnologie. Cioè, se il paradigma basato sulle nuove tecnologie dell'informazione non si è manifestato completamente per una serie di motivi legati anche al fatto che la risorsa primaria nell'economia era ancora una risorsa energetica di tipo fossile, quindi c'erano dei vincoli da un certo punto di vista nella possibilità di orientare allo sharing il sistema nel suo complesso, nel momento in cui le forme di generazione delle risorse e anche dell'energia diventano diffuse e arrivano addirittura a essere nelle case, dove ci poniamo il problema di arrivare a zero dal punto di vista dell'utilizzo di energia, ma perché si produce energia anche lì. L'energia che è anche sociale, come abbiamo visto in cenni di cambiamento, quindi elementi che poi si vanno ad unire, risorse materiali e risorse immateriali che fanno parte della qualità della vita, le tecnologie possono veicolarlo in modo estremamente significativo. E anche qui c'è la possibilità di aggiungere degli elementi ulteriori a questo cambiamento degli stili di vita e di consumo. Qualche dato preso da pubblicazioni, quindi faccio, scusate per un secondo, il professore universitario. Questo è un paper recente sul car sharing a Roma, in cui vengono dati i dati migliorativi dal punto di vista delle emissioni, quindi l'aspetto che poi siamo abituati a considerare primario, anche se ovviamente è uno di quelli rilevanti. E questo è un paper in corso di pubblicazione su Ecological Economics, relativo proprio al Car2Go, al premio dell'anno scorso, in cui si vede quali sono le potenzialità di modificazione dei comportamenti da parte dei cittadini nel momento in cui si rende disponibile un certo servizio. Qui il caso è il caso di una città Ulm di piccole dimensioni, quindi è un'analisi fatta da economisti e matematici insieme su come possono modificarsi le attitudini in quest'ottica. Però i risultati sono molto interessanti, ancorché non totalmente pervasivi, a dimostrazione di come dal punto di vista poi della sensibilizzazione, della comunicazione, della valorizzazione, anche dal basso, perché queste cose funzionano anche nei meccanismi di comunicazione sociali, possa avere delle potenzialità estremamente interessanti. Andiamo a Milano, perché questa può diventare una chiave di lettura per capire i premiati di quest'anno. Questa è un'indagine fatta su cosa chiedono i cittadini a Milano. Allora, togliamo quello che c'è al primo posto, perché tutti, se ci chiedono volete più regali a Natale, diciamo di sì. Quindi aumentare i parcheggi gratuiti fa parte di questa logica. Però al secondo e al terzo posto ci sono richieste, vedete, il secondo è praticamente attaccato al primo, il che è molto significativo, potenziare i mezzi pubblici, e al terzo limitare la circolazione delle auto.
Vedete, poi al quarto posto c'è aumentare le piste ciclabili e quindi i percorsi pedonali. Quindi tutto ciò che consente alla città, lo si diceva anche in precedenza, nella sostegna la città ideale che arriva dagli Stati Uniti, c'è bisogno di migliori condizioni di vivibilità complessivamente intese. Ecco, su tutti quei punti, diciamo il secondo, il terzo, il quarto, il premio Innovazione Amica dell'Ambiente ha fatto molto. L'abbiamo visto in precedenza e anche quest'anno, poi lo vediamo perché i premiati vengono presentati dopo, ci sono due premiate che rispondono esattamente al secondo e al terzo di questi obiettivi, quindi in collegamento. Così come c'è poi un segnalato, ma vedremo complessivamente, che pone il problema dei trasporti in termini più generali, cioè il problema della logistica in entrata nelle città e non solo, che rappresenta un'altra innovazione di sistema assolutamente cruciale. Vado alla fine, perché evidentemente tutte queste considerazioni relative a l'innovazione, come si evolve e come si è evoluta all'interno del premio, le linee di tendenza che ci portano a una continua necessità di cambiamento, che però effettivamente c'è già oggi, pongono un problema di policy e qui recuperiamo il ruolo delle istituzioni. Assolutamente cruciale, perché senza le istituzioni la possibilità di far sistema sostanzialmente non c'è. Ci possiamo trovare, come l'Italia è, nelle condizioni di avere una grande creatività, salvo poi il fatto che molte di queste potenzialità anche di innovazione si fermano o passano ad altro autore. Allora, la sfida da questo punto di vista è innanzitutto avere tutti consapevolezza di come queste sfide siano cruciali, di come la logica del green attraversi il nostro sistema economico, anche quello del nostro paese in particolare, con le sue specificità. In generale a livello globale, è stato detto persino dall'OCSE quanto sia un elemento cruciale, non solo per l'uscita della crisi, ma per la costruzione di una nuova economia, ma anche per il nostro paese. La battaglia per i prodotti senza OGM, al di là di essere una battaglia ambientale, noi possiamo sempre utilizzare le chiavi di lettura ambientaliste come punto di partenza. Oggi è una battaglia economica, perché i nostri prodotti hanno determinate caratteristiche. E quindi nella competizione globale è evidente che sposare le regole dell'ambiente è anche in grado di portare dei vantaggi di natura competitiva. Si ritorna a una logica in cui l'ambiente in qualche modo non è soltanto una condizione di ciò che facciamo, ma diventa un'opportunità per fare le cose bene. Dall'altra parte abbiamo evidentemente, potremmo citare tutta una serie di settori tradizionali, abbiamo citato l'automobile, ma abbiamo visto l'edilizia, pensate a tutti i materiali che ci sono lì dentro. E se andiamo a vedere, cito solo un settore, quello delle piastrelle ceramiche, che oggi sta andando bene laddove si lega a questi cambiamenti che vedevamo precedentemente, proprio i materiali che incorporino sostenibilità. Allora, se ciò è vero però, c'è bisogno di usare gli strumenti di policy. Anche qua, da economisti che si occupano d'ambiente, è una vita che parliamo del sistema fiscale in direzione ecologica. Ce l'ha detto anche l'OCSE nell'ultima revisione che ha fatto del sistema Italia, questo è un punto assolutamente cardine, ma non per pagare più tasse, ma per spostare il carico fiscale dal lavoro all'uso delle risorse, molto semplicemente. E questo non è così difficile. Questo però richiede la capacità di misurare la sostenibilità e i suoi risultati, cioè di far capire, come a flash abbiamo cercato di fare anche oggi, quali sono i benefici sostanziali, ambientali ed economici, che si possono generare da questo punto di vista. E soprattutto poi bisogna essere capaci di trovare delle nuove risorse che sappiano compensare la riduzione della spesa pubblica, perché possiamo rivolgerci alle istituzioni, però ho finito. Le risorse oggi sono quelle che sono e anche a livello internazionale le grandi difficoltà che ha l'Europa in primis, i paesi occidentali in generale, a convincere gli altri paesi che questa sfida di cambiamenti di stili di vita e di consumo è assolutamente cruciale, si scontra con la scarsità di risorse. Loro dicono: ma perché noi dobbiamo non passare attraverso la fase in cui siete passati voi, in cui i consumi di risorse sono serviti per crescere? E chiedono ovviamente equità dello sviluppo prima ancora che green economy di per sé. Questa è una sfida importantissima e dobbiamo essere capaci di far sì che questa traccia
di cui abbiamo parlato fino adesso sia una traccia che si sostanzia. Il dimostrare anche attraverso i numeri che questo vale è anche per tracciare una nuova strada e magari convincere che ogni tanto si può anche evitare di rifare esattamente lo stesso percorso. Ma si possono saltare degli step e quindi evitare che Cina, India e un'altra serie di paesi debbano arrivare a consumare tutto quello che abbiamo consumato noi. Grazie. Grazie mille. Filippo, a te. Beh, meraviglioso come sempre. Professor Frey, grazie e illuminante. Io allora richiamo l'assessore? No, chi tocca? Presidente. Allora, Vittorio Cogliati Dezza, elegantissimo, in verde, giustamente Legambiente. Buongiorno, applauso per presidente. Somiglia drammaticamente al vestito di Andrea Poggio. Però. Infatti dovevate mettervi d'accordo, perché questo... Va benissimo, però il velluto così a righe poi mi fa... Forestale. No, ci mancava anche Renzi, pure lui c'ha un armadio pieno di vestiti di velluto, ma oggi ci ha salvato. Va bene, allora abbiamo già introdotto uno dei prossimi ospiti. Mobilità, qui è la mia passione, come lei sa. Caro Presidente, abbiamo dei premiati eccezionali, perché potremmo avere dei premiati che nei prossimi anni cambiano il volto della nostra città. Partiamo con il primo, qui abbiamo una cosa straordinaria, il progetto non credo abbia nulla a che vedere con il sindaco di Verona, anche se l'assonanza potrebbe farlo pensare, il progetto Tosa Trolley Bus o Trolley Bus, l'azienda è l'ABB, c'è qui con noi Roberto Diana dell'ABB. C'è? Sì, eccolo qua, buongiorno Diana, ben arrivato, Presidente di Legambiente. Allora, ascoltatelo bene, perché se abitate a Milano o in tante altre città avete ben presente cosa sono i filobus, gli autobus bellissimi perché non inquinano, però insomma molto impattanti dal punto di vista non solo visivo, perché la città deve diventare una specie di ragnatela di cavi. Allora, voi avete realizzato, non progettato, ideato, come diceva bene Poggio, cioè questi sono tutti premi già fatti, veri, li potete toccare. Che cosa? Allora, noi abbiamo realizzato nella città di Ginevra questo progetto che è un pilota, nel senso che noi abbiamo sicuramente la convinzione che ci sia una potenzialità nel mondo, ma anche ovviamente nella nostra città di Milano, questo veicolo completamente elettrico che ha la caratteristica di essere alimentato da batterie, diciamo a bordo veicolo. L'innovazione è rappresentata dal sistema di ricarica delle batterie, che è estremamente veloce, quindi in 15 secondi il veicolo è in grado di ricaricarsi. Questo è il tempo che noi abbiamo stimato mediamente necessario per far scendere e salire i passeggeri e fermate. Cioè, si fermi un attimo, in pratica è come un filobus ma senza fili, arriva alla fermata e in 15 secondi quel bestione lì si ricarica. Esatto, corretto. Diciamo, il veicolo è dotato di un sistema di captazione che noi abbiamo brevettato, facciamo conto simile a una proboscide, per dare un esempio, che si posiziona in prossimità della stazione anche quando il veicolo è ancora in movimento, in corrispondenza del binario, dove poi viene collegato elettricamente per fornire energia di ricarica ad elevata potenza e che quindi permette in 15 secondi di dare una ricarica parziale. Ovviamente queste stazioni di ricarica sono distribuite lungo la tratta di esercizio del veicolo. Cioè, Diana, scusi, nemmeno la Ferrari quando fa il pit stop ci mette così poco per ricaricare. Sì, è corretto, quindi non ha nessun impatto dal punto di vista, se vogliamo, dell'infrastruttura, è molto più semplice rispetto a un filobus tradizionale, ancora molto di più se pensiamo a un tram o una metropolitana, quindi questa è una soluzione molto flessibile che in città con problemi di traffico e congestione può dare risposte immediate, perché i tempi di realizzazione di questi progetti sono molto corti. C'è una domanda che non è interessata. Avete accettato ancora investitori nella vostra società? Si possono comprare quote eventualmente così? Se fosse... quotata... No, delle azioni, insomma qualcosa. La società è quotata in... Già quotata, niente, vabbè. No, scusi, era così. No, Cogliati Dezza. Una domanda. Una modifica si può fare per Roma? Sarebbe utile fare la ricarica quando si fermano gli autobus sulle corsie preferenziali perché c'è un blocco di una macchina parcheggiata lì. Se troviamo questa ulteriore flessibilità, a Roma abbiamo sfondato. No, è chiaro, è un tema interessante perché
poi nelle città ci sono anche questi aspetti, uno prevede la fermata per la ricarica e poi c'è la macchina, però il sistema è flessibile nel senso che non è necessario ricaricare tutte le stazioni previste, proprio perché la batteria ha autonomia per diciamo consentire tutta la tratta del veicolo, no? Come avete fatto a inventare un metodo che in 15 secondi trasferisce una così grossa quantità di energia? Perché insomma immagino che sia molto molto complicato. Sì, diciamo che questo ha un impatto sia sul veicolo